Chissà cosa pensava quell'uomo che ha rivoluzionato la lotta alla mafia mentre l'aereo staccava da terra. Chissà cosa immaginava quell'uomo guardando le nuvole dall'alto. Era preoccupato in quell'ultimo viaggio da Roma a Palermo, nella sua Palermo. Quella Palermo dove era nato, cresciuto, dove aveva lottato e chiamava disperatamente. Quella Palermo che da lì a poco lo avrebbe visto morire. Chissà cosa si dicevano lui e sua moglie, osservando la Sicilia dall'alto, la loro Sicilia, il loro mare. E gli uomini della scorta, loro verso chi hanno rivolto il loro ultimo pensiero? Pensavano alle loro donne, ai loro bambini. Ecco, si sono svolti qui gli ultimi attimi della vita di 5 persone, fermatasi per sempre a pochi passi dal bivio per Capaci, alle 17.56 e 48 secondi di un sabato. Oggi qui campeggia questa scritta che si vede da lontanissimo, no mafia, ma è proprio questo il posto dove il 23 maggio del 1992 qualcuno da qui con un binocolo teneva sotto controllo questo pezzo di autostrada che congiunge l'aeroporto di Punta Raisi a Palermo. E proprio quel qualcuno diede ordine a Giovanni Brusca di azionare il telecomando e di far brillare 500 kg di tritolo. Hanno dovuto far saltare in aria una strada per fermare un uomo che faceva tremare di paura la mafia. Un'esplosione ha sventrato il manto stradale aprendo una voragine di circa 20 metri. Un'eruzione improvvisa e micidiale di terra, sassi e ferro. Un boato e poi il silenzio. Le lacrime, l'odore acre di bruciato. L'inferno. Lo dico ai responsabili, convertitevi! Una volta verrà il giudizio di Dio! Le auto qui corrono velocemente lungo questo tratto di autostrada. A volte gli occhi dei conducenti si posano su queste enormi lapidi, ma noi non vogliamo più lapidi, non vogliamo più martiri. A noi piace ricordarlo così, Giovanni Falcone, con le sue parole. Gli uomini passano, ma le idee restano e continueranno a camminare sulle gambe degli altri uomini, ed è ciò che speriamo per noi stessi. Di essere noi quelle gambe che portano avanti idee di giustizia e legalità. Signor giudice Giovanni Falcone, grazie.